Cari amici vicini e lontani, bentrovati. Ho fatto un annuncio così come mi consigliava Stefano Lencinelli, che dice facciamo un annuncio come lo faceva alla Febo Conti. Quindi amici vicini e lontani, visto che ormai non abbiamo più confini con queste dirette, ieri c'erano persone collegate dall'Austria, dalla Bulgaria, dalla Germania, a un certo punto sono comparsi anche dal Messico. E quindi il bello di internet, alcuni lo stanno scoprendo adesso. Io ormai è anni che sono su queste piattaforme come YouTube e lo trovo fantastico perché riusciamo ad annullare le distanze, riusciamo a vederci e riusciamo a stare insieme, soprattutto in un momento così delicato, usiamo questo termine come questo, il fatto di poter essere. Così stare insieme, anche se virtualmente, sicuramente a tanti fa bene. E queste conferme le ho tutti i giorni, alla fine dei video mi arrivano messaggi in continuo di tutte le persone che comunque, al di là di tutto, al netto di tutto, ringraziano per aver tenuto compagnia. E questo è il motivo per cui ho iniziato a fare queste dirette, il motivo principale per cui le ho fatte e per cui le farò. Stare insieme, cercare di passare del buon tempo. Logicamente approderà a lidi diversi, a siti diversi dove troverà la qualità sperata, ma chi invece sta con me tutti i giorni non manca di manifestare il suo apprezzamento per queste dirette e per i video che va a scoprire nel Portale del Verde. Tanti stanno facendo questa conoscenza, la conoscenza del Portale del Verde la stanno facendo proprio attraverso le dirette. Non conoscevano questo progetto, un progetto che ormai ha 4 anni, è maturo, è cresciuto in questi anni, partito proprio con il Portale del Verde online, che non è altro che abbiamo preso quelli che sono i nostri 2 libri, che sono questi. Questa è proprio la nascita del Portale del Verde, parte da questi 2 libri. Sono 2 libri enciclopedici, Alberi, arbusti e piante perenni. All'interno vi sono circa 3.000 schede. Se noi le apriamo anche a caso, vedete, ci sono tutti i fiori divisi per categorie, ci sono le rampicanti, le rose, ci sono gli alberi, cioè gli alberi, le perenni per il giardino, le perenni per il balcone. Questi libri ci siamo presi la briga, ci è voluto un anno, pensate, per riuscire a mettere tutte le varie schede con tutte le varie didascalie e creare appunto il contenuto che è quello che ci vuole quando si va a aprire un portale. E da lì poi abbiamo continuato ad aggiungere, abbiamo aggiunto più di 1.400 articoli di blog, quindi uno può approfondire su tutto. Solo sull'ortensia penso che ci saranno almeno una ventina di articoli sull'ortensia, ma non sono articolini, sono articoli da 1.500 parole, quindi qualcosa di importante. E poi abbiamo costruito quello che secondo me è il nostro oro, che sono questi 32 ebook gratuiti che voi potete scaricare, lo ricordo sempre. Io qui alla fine vi metterò dei link, visto che continuate a chiedermi i link, allora vi metterò il link 1 per andare a scaricare gli ebook gratis, 2 vi metterò anche un link. Stamattina 2 persone me l'hanno chiesto e hanno ordinato questi libri, sono in vendita a prezzo di copertina, ma se volete acquistarli con uno sconto del 30%, vi metto un link che è già comprensivo di questo sconto e ve lo trovate già quando andate alla cassa, sono scontati del 30%, quindi potete farvi anche qui un buon regalo e spero che anche questa sia cosa gradita. E vi lascio anche in ultimo il link del robottino che tanto mi avete chiesto, dopo magari ne parliamo ancora un po'. Alcuni si ricordano questa diretta che ho fatto alcuni giorni fa parlando del prato e feci vedere Rino, che è il mio aiutante personale, l'ho chiamato Rino, il robottino, trattorino, l'ho chiamato Rino. E ho fatto vedere il suo funzionamento. Lui ormai è più di 14 anni che è con me. Lavora tutti i giorni, adesso guarda, lo sto vedendo passare fuori, anche se ha cominciato a piovere, lui imperterrito va avanti a tagliarmi il prato, intanto che io lavoro da un'altra parte. E questo ha affascinato molto le persone, soprattutto perché, così come l'ho spiegato, hanno capito che è una cosa accessibile a tutti, costa molto meno di un buon rasaerba e fa un lavoro strepitoso. Quindi dopo, se volete, vi metto il link qui dove lo potete trovare, ma non vi consiglio quello che ho io, che costa
oggettivamente costa di più e dà di meno di quello che invece a mia madre, lo comprai per mio padre anni fa, ed è un made in Italy che funziona benissimo e costa la metà dello Husqvarna, quindi vi metto proprio il link anche di quello. Bando alle ciance, ho fatto questi 4 minuti a parlare per aspettare che arrivavano un po' di persone, adesso siamo in 100 e quindi si può partire anche a parlare di questo, parlare soprattutto dell'argomento principe di oggi, che è la passione per il giardinaggio. Oggi volevo parlarvi di questo, visto che è una cosa che accomuna tutte le persone che sono collegate, bene o male, se non sono appassionate, lo stanno per diventare. Quindi volevo parlarvi un attimino di questi segnali che ci arrivano, a un certo punto della vita ci arrivano questi segnali forti e dobbiamo essere anche in grado di interpretarli e capire che di passione si tratta. Salutiamo velocemente chi si è collegato, vediamo, facciamo un rapido, una carrellata rapida per l'Italia, vediamo un po' da dove siete, così almeno scrivetemi solo da dove siete, che cerco di leggere un attimino rapidamente chi è collegato. Vediamo Marzia da Casalmaggiore. Ah, tra l'altro ringrazio Marzia che mi ha mandato una foto di una bellissima gardenia che ha acquistato attraverso il sito che ho consigliato, dove quando vi ho fatto vedere quelle 35 piante che mi hanno spedito, lei ha acquistato le piante lì da solopiante.it e mi ha mandato la foto ed era entusiasta della consegna. Roma, Molini di Triora, Maria Rosa da Reggio Emilia, Abernix da Treviso, Enrico Bertoglio da Torino, Carla Testor, dall'Austria, sempre lei, Franciacorta, Maria Laura, Pino Gabriele dalla Calabria, Claudio da Novara, Emi da Bergamo, Sicilia, Loris Schifano, ciao Loris, Edi Anna di Genova, Luca, vediamo anche Luca, Angela Massarotto di Palermo, Maurizio da Savignano sul Rubicone, Cesena, siamo a Cesena, abbiamo anche Michael Medici di Ancona, dalla Bulgaria sempre Lucio De Biasi ci segue sempre da Sofia, saluto tutta la Bulgaria, poi c'è Reggio Emilia, Alfredo, Hermes Brusorio, bravissimo, grazie, ciao Hermes, so che mi segui anche in Facebook, Gaetano dalla Sicilia, Gabriella da Padova, San Gavino, Monreale, sud della Sardegna, Milena, Bassano del Grappa, Mattia Piotto e via. Lago Maggiore, eccola qui, una mia vicina, Mara, ciao Mara. Allora, Claudio da Como e poi mi fermo qui perché sennò non riesco più a parlare. Scusatemi, ma adesso iniziamo a parlare della passione. Allora, qualcuno mi ha anche chiesto da quanti anni sono appassionato di giardinaggio, da quanti anni ho a che fare con il giardino. Allora, io l'ho scoperto all'età di 30 anni, quindi 23 anni fa, quindi ho 56, 23 anni fa. Quindi quando ebbi 30 anni mi trovai a che fare con la parola giardino, perché all'epoca mi sposai, feci casa, dove sono tuttora, e mia madre e mio padre, intanto che costruivo casa, quindi ci sono voluti circa 2 anni più o meno, in questi 2 anni loro, intanto che la casa veniva su, loro cominciavano a mettermi qualche pianta in giardino. Ne hanno messe tante che ho ancora oggi, non è il giardino ufficiale che ho oggi, perché dopo sono andato a modificarlo col tempo, ho fatto dei terrazzamenti, ho accorpato le piante negli angoli, però tante piante che hanno piantato loro ancora ci sono e sono strepitose, anche perché dopo 23 anni, chi si ricorda per dire quel cipresso che vi feci vedere in una diretta alcuni giorni fa, che è alto più di 10 metri, è uno dei 3 cipressi che loro mi piantarono. Gli altri 2, uno morì proprio perché stroncato dal vento, l'altro si è imbastardato, io dico, cioè con un'altra pianta, e quindi si è diviso a un certo punto, non era più un cipresso, ma era tutt'altro, e l'altro invece qui che mi fa compagnia. Quindi è una passione che io ho ereditato da mia madre, che
a quello che io penso sia ormai diventato un giardino botanico. Lei, penso che non le ho mai contate, ma se dovessi fare un censimento delle piante che ha mia madre in giardino, penso che supera tranquillamente, non so dirvi se 300, 400, ma non sto esagerando, ne ha da tutte le parti. E io sono cresciuto con mia madre, sempre lì attenta a togliere la fogliolina, a fare la cassetta dei ciclamini, a strappare l'erba, mio padre sempre in campagna. Però fino a 30 anni ero assorbito dall'altra mia attività, io ho sempre lavorato, pensate, facendo tutt'altro, io lavoravo nelle sale meeting, quindi io parlavo in pubblico, tenevo corsi di formazione, formavo venditori, quindi io facevo le mie 7, 8, 10, 12 ore, tante volte anche di più, in queste sale meeting, dove si sa quando si entra, non si sa quando si esce, quindi magari alle 9 della mattina uscivi che erano le 11 di sera. E lì fiori non ce n'era, non c'erano neanche le piante d'ufficio. Parlavo, ma non sapevo che esisteva questa cosa chiamata natura. Quindi io ho fatto fino a 30 anni a non fare quelle due cose che oggi sono la base della mia vita, il giardinaggio e l'escursionismo. Non ero mai andato una volta vicino a una montagna, neanche mi avvicinavo. Se ci andavo da bambino con mio padre e mia madre che mi portavano a fare il classico picnic, ma era più un trauma che tutto, perché poi mi veniva il vomito in macchina, le macchine non erano quelle di oggi, quindi le strade non erano quelle di oggi, non c'era l'autostrada per andare in Val d'Ossola, quindi una fatica. Quindi io ho sempre associato la montagna a qualcosa di brutto e il verde non sapevo neanche che esisteva, o meglio, mi svegliavo, andavo in ufficio, tornavo, ma tutto quello che c'era intorno io non lo vedevo. Non vedevo tutta la fatica anche che faceva mia madre in giardino, mio padre, non vedevo anche tutte le cose magnifiche che stavano accadendo in giardino. Queste cose strepitose che sono, per dire, le fioriture oppure le nascite di nuove piante. Di tutto ciò io non me ne importavo, ma perché non avevo occhi per vederlo. Poi ho dovuto cominciare ad occuparmi del giardino, cominciare a le cose più brutte, tra l'altro, strappare l'erba, tagliare l'erba, fare prendere le piante che ahimè erano morte, strapparle, piantarne di nuove, quindi tutti i lavori bene o male che danno anche poca soddisfazione. E da lì si comincia. Quindi la prima cosa che dico, da dove nasce, da dove parte una passione, è dovendoti occupare di quella pianta, perché appunto ti è stata regalata oppure perché ti è stata piantata, come nel mio caso nel giardino. Io ho dovuto fare necessità virtù, perché dovevo per forza andare dietro a queste piante. E lì cominci a capire che la pianta ha bisogno di, per far il bene della pianta, abbiamo bisogno di conoscenza. All'epoca, parlo del 97-98, non c'era neanche ancora internet, c'erano i primi vagiti di internet, non si trovava nulla, le informazioni non c'erano. E le informazioni dove andavi a prenderle? E qui comincio a dare qualche consiglio. Le piante, al di là di internet, che oggi è il mare grande, però ci sono anche i vicini di casa. Io dico sempre, osserviamo i giardini dei vicini di casa, guardiamo le piante che hanno al loro interno, e soprattutto se questa pianta la trovo in più giardini, fate una passeggiata quando si potrà, fate una passeggiata nel vostro quartiere, nella vostra zona, cercate di buttare l'occhio nel giardino, ok? E guardate, soprattutto quando è in fiore, perciò li riconoscete le piante uguali, identiche. Se vediamo che in più giardini è presente la maogna, dico la maogna per dirne una, ed è in fioritura, vuol dire che quella pianta lì, in quella zona, viene bene, cresce bene. Stessa cosa per le azalee, stessa cosa per le... Ma se io guardo in giro e vedo che in tutti i giardini intorno non c'è il banano, adesso dico il banano, e io voglio piantare il banano, forse è meglio che mi informo meglio, perché quella pianta molto probabilmente nella mia zona non verrà. Quindi, prima cosa, per far nascere, per far crescere bene questa passione, abbiamo bisogno di informazioni. Le informazioni le possiamo prendere dal vicino di casa, oggi si prendono nel mare grande di internet, in primis ci metto il nostro portale, visto che è frutto di 4 anni di lavoro, andate nel portale del verde, approfondite, trovate appunto più di 3.000 schede che sono state estrapolate da questi libri, ci sono tutte queste schede botaniche con le foto e con tutta, cioè, di alcune abbiamo fatto anche approfondimenti che sono anche di oltre 1.000 parole su alcune piante, le piante più importanti. Gli altri trovate comunque la didascalia con scritto l'esposizione al sole, quando bisogna piantarle, quando fioriscono, insomma,
le notizie basiche che bisogna sapere quando noi adottiamo, perché è proprio un adottare la pianta. Quando noi andiamo in un vivaio e compriamo, stiamo adottando, noi prendiamo in consegna dal vivaio questa pianta e abbiamo la responsabilità di farla crescere e portarla, se possibile. L'appassionato sta un poco male, lo sta anche lui, come si sta male quando sta male il nostro cane, senza fare esempi ancora più grandi, quando sta male il nostro figlio. È inutile dire che l'umore ti cambia, se tuo figlio sta male, se ha un male importante, sta soffrendo e tu soffri. E la stessa cosa succede, magari in parti sicuramente minori, succede anche con le nostre piante. Le nostre piante quando soffrono, quando non riescono a fiorire, quando cominciano a ingiallire, io poco fa ho strappato quelle che penso ormai le ultime foglie di un potos, erano tre potos che li ho messi in questa colonnina che ho all'interno, io ci tento con le piante d'interno, ma non me ne va bene una. E anche lì sembrava che avevano attecchito, gli ho messo il terriccio giusto, pensavo, ma molto probabilmente non hanno la luce sufficiente, e pian piano è morta la prima, è morta la seconda, adesso, ahimè, sta morendo la terza. È inutile dire che quando vado a togliere quelle foglioline lì, un pochino soffro anch'io, un pochino tanto, anche perché vedo che, ahimè, quella pianta lì dovrò andare a sostituirla, quella pianta lì l'ho uccisa, se era nelle altre mani o in un'altra casa, insomma, in una persona che ne aveva una cura diversa, questa pianta poteva diventare anche rigogliosa. E quando noi abbiamo delle piante rigogliose che stanno bene, che gioia è. E questo è l'appassionato, perciò dà e riceve, però bisogna anche entrare nell'ottica del dare. E per dare bisogna avere informazione, perché io posso dare tutto l'amore che voglio alla mia pianta, ma se faccio le cose contrarie, se lei vuole sole io gli do ombra, se lei vuole ombra io gli do sole, se gli vuole acqua io gli do poca acqua, ahimè, purtroppo, per tutto il bene che gli voglio, questa pianta la sto pian piano uccidendo e la ucciderò. Quindi l'informazione su tutto. Esistono ebook come quelli che vi diamo noi gratuiti, e lo continuo a sottolineare, gratuiti, vuol dire che costano zero, e sono ebook, e ogni tanto qualcuno me lo scrive, chi li sta scaricando può confermare che sono di ottima fattura. Per fare un ebook noi ci siamo presi 3 giorni di tempo, una grafica, pagare una grafica per 3 giorni di tempo, lavorativi, fate voi un attimino il costo quanto può essere, per andare a mettere insieme un qualcosa da regalare al pubblico. E quindi sono lì, in attesa di essere scaricati. Dopo vi metto tutti i link, e sono 32 i nostri ebook, potete scaricarli. Non bastano loro? Ci sono i video. Noi vi abbiamo messo a disposizione, il sottoscritto vi ha messo più di 1300 video. Quando dite 1300, provate solo a contare fino a 1300, vi stancate. Non so neanche se ci arrivate. Pensate anche a girarli, montarli, editarli e metterli in rete. E averne cura, perché poi dopo devi rispondere ai commenti, andare magari a modificarli dove c'è l'errore. Insomma, è un popolo. 1300, sono quasi gli abitanti di un piccolo paese. 1300 video che sono lì solo ad aspettare voi per essere visti. In questi video non c'è solo il sottoscritto, ci sono vivaisti, ma grandi vivaisti che parlano e spiegano come fare. Vedo qui adesso Paolo Cazzaniga che dice: io ho scaricato un ebook molto bello, mi fa piacere che l'hai scaricato e che confermi, ripeto, l'ottima fattura di questi ebook. Non lo dico per farmi medaglia, ma non sono i librettini che troviamo in rete con scritto tutto ABC del giardinaggio in 7 mosse, oppure in 7 giorni diventi il più grande giardiniere del mondo, che sono quei librettini che lasciano il tempo che trovano. No, qui si parla di libri da 60, 70, 100, 120, 170 pagine, uno è lungo, 176 per la precisione, con tanto di bellissime foto, insomma, sono fatti veramente, sono una meraviglia. Quindi, video, ebook, blog, per chi gli piace leggere, soprattutto ci sono gli approfondimenti, ma non solo nel nostro portale, andate anche in altri portali, ci sono dei siti accreditatissimi dove voi potete trovare delle notizie certe. Il bello di internet è che voi potete confrontare anche le notizie di uno dell'altro e capire chi è che magari dice la bugia e chi dice il vero. Quindi siate critici anche, approfondite. Quando si ha una passione vera, l'appassionato è critico nei confronti di un prodotto. Prendiamo il ciclista. Se io adesso consiglio, perché sono un appassionato di ciclismo,
consiglio una tal bicicletta o una tal pompa per gonfiare le gomme oppure una tal sella, non è che l'appassionato la prende così a cuor leggero, dice: ah, se me l'ha detto lui, la compro. No, l'appassionato, proprio perché è appassionato, ascolta il DIN, il DON, il DAN, cioè tutte le varie campane, mette insieme tutte le sue informazioni e poi va a fare l'acquisto. Quindi quando noi siamo, è un altro segnale della passione, è proprio questo, quando noi cerchiamo da più punti le informazioni e siamo critici. Quindi facciamo anche degli errori acquistando cose sbagliate, selezioniamo le marche, quindi diciamo, come lo si fa? Non so, chi è appassionato, chi ha l'amore per il proprio cane e il proprio gatto, facciamo un esempio che bene o male tocca un po' tutti, avrà selezionato quelli che sono magari i prodotti che gli dà da mangiare. Questa marca non va bene per lui, questa marca si fidelizza a quel marchio. Certe volte bisogna anche un po' distaccarsi, secondo me, perché intanto il tempo passa e magari la marca che avevo scartato ha alzato la qualità, oppure è entrata una nuova marca. Io dico sempre, siate critici. Critici vuol dire abbiate la capacità anche di criticare un prodotto. Io lo sto facendo anche attraverso le recensioni. Io ho finito qui questa diretta, dovrò farlo anche perché ho dei prodotti ormai che sono lì da un po', anche oggi il Corriere mi ha consegnato, dovrò andare a fare delle recensioni. Faccio delle recensioni per aziende, quindi le aziende mi spediscono il prodotto e mi chiedono di recensirlo. Quando ti metti d'accordo con l'azienda per la spedizione, le prime volte mi faceva anche un po' strano perché dicevo: ma questo mi manda il prodotto, poi dopo ti mandano il prodotto, ti pagano anche pure per farlo, perché capiscono che è un lavoro, capiscono il valore del tuo lavoro. Se tu lavori tutto il giorno, se tu hai un canale con 150.000 iscritti e 4 anni che lavori, ti riconoscono anche una paga per quel lavoro, e penso che sia il minimo che devono fare. Però all'inizio mi sorprendeva anche che l'azienda mi lasciasse libero di parlare, perché pensavo con la mia testa che dico: ma mi daranno un prodotto, ma mi dicono anche già più o meno, un po' come fanno nella televisione, quando vediamo questi reality, che tanto reality non sono, la maggior parte delle cose devono avvenire. Perciò se la gente vuol vedere che due si scazzottano un pochino, si arrabbiano, si tirano un po' i capelli, fanno accadere quella cosa, ok? Si dice sono un po' pilotate. Ecco, posso dire tranquillamente che le recensioni che io ho fatto, e le ho fatte veramente ormai per tante aziende, le ho fatte per aziende spagnole, 3-4 aziende spagnole, ho fatto delle recensioni, ho fatto aziende per italiane, lo sto facendo per aziende cinesi. Io in questo momento di lì, dopo lo troverete, ho una valigia degli attrezzi che mi è arrivata da Take Life. Take Life è una linea di utensili e attrezzatura per giardino, quindi vedrete anche, troverete delle cose per giardino che io mi sto così adoperando per fare le recensioni, e mi trovo anche bene, devo essere sincero. Ero partito un po' scettico, non è proprio è una fascia media, non è bassa e non è neanche alta, è una fascia media, però logicamente dalla parte sua ha il prezzo, e io mi sono stupito che all'inizio mi lasciassero libero e soprattutto mi dicessero anche che se ci sono delle critiche da fare, di farle tranquillamente, perché vogliono che sia una cosa anche veritiera. Cioè, se io faccio una recensione e dico che è tutto bello, che funziona tutto, che è tutto figo, dall'altra parte l'appassionato, torniamo al discorso dell'appassionato, non ci sta, perché vuole anche che io gli dico qual è il neo di quella cosa, perché se la deve acquistare è giusto che sa le cose positive, ma sa anche le cose negative. Ok, se io prendo un prodotto per dire tutto bello, tutto quanto, però a un certo punto prendo questo cellulare, lo decanto e tutto, però a un certo punto dico la cosa brutta è che ha uno schermo piccolo, brutta, come contro dico che lo schermo è un po' piccolo rispetto alla media, oppure posso dire che pesa qualche grammo in più rispetto agli altri. Ci sta, perché quando l'appassionato va a acquistare, qui arriviamo alla parola acquisto, deve avere tutte le informazioni, le positive e anche le negative. Dicevo l'acquisto perché quando un appassionato scopre di essere appassionato, quando comincia a tirar fuori i denari, quando ti scopri che tiri fuori dei denari per delle cose che non avresti mai pensato, immediatamente scopri di avere che è nata una passione. Adesso vi faccio vedere una cosa, state qui che vado a prenderla. Sono qua, eh.
arrivo. Eccolo qua. Questo, per chi è amante della montagna, strabuzzerà un po' gli occhi. Guardate che meraviglia. Allora, questo è un libro che io comprai a Varallo Sesia. Varallo è un posto magico dove io ho fatto anche, tra l'altro, la scuola per guida escursionistica. È un posto fantastico. Se vi capitasse mai, una volta che ci lasciano uscire e andate in Valsesia, se vi capita di passare dalla Valsesia, siamo in provincia di Vercelli, fermatevi a Varallo, uno dei posti più belli del mondo, affascinante, bellissimo, le addosso tutte. Io ho avuto la fortuna di andare lì anche a fare per 6 mesi la scuola per diventare guida. Ma prima, anni e anni prima, 15 anni fa, quando la mia passione per la montagna sbocciò, io ho iniziato ad andare in montagna nel 98 e questo libro lo comprai appunto intorno al 2002-2003, perciò sono già anche 17-18 anni. Questo è un libro che racconta la storia dei Walser dell'Ovest. I Walser, per chi non lo sa, è un popolo germanico, che alemanni che attraversarono le Alpi alla fine della prima piccola era glaciale con i loro carri, con le loro poche bestie che avevano, e si stabilizzarono sulle nostre Alpi, soprattutto qui nella zona della Valsesia, della Val d'Ossola, e ancora oggi queste comunità ci sono e parlano la loro lingua, che è il Tisch, che è un dialetto tedesco, diciamo così. E io perché ho questo libro? Perché vi sto parlando di questo? Perché a un certo punto cominciai ad andare a Rimella, questo luogo dove avvenne tutto all'inizio, dove arrivarono i primi Walser, si insediarono e tutto, e sentì proprio un forte richiamo del doverci tornare la settimana successiva e poi la settimana successiva. Praticamente non esistevano più le altre montagne. Io continuavo a tornare lì e sentivo la sete di continuare a sapere di quella cosa. Volevo sapere chi erano questi Walser, finché un giorno andai a mangiare appunto al ritorno di una gita un gelato in quel di Varallo, guardai in questa vetrina e entrai come ipnotizzato da questo libro. Lo guardai, lo aprì così, a caso. Odio leggere. Guardate dentro com'è. Io odio leggere, avete sentito bene. Non ce la faccio, mi addormento. Per me ha un effetto proprio. E poi tutte foto in bianco e nere. Foto del fine 1800, inizi del 1800. Ci sono gli statuti di quando si sono insediati i primi Walser. Ci sono delle foto, guardate che bella questa signora. Ma la cosa che a me mi ha suonata forte, come campanello, non di allarme, ma di sveglia, che la mia passione era nata, fu quello che spesi per questo libro. Uno che non ama leggere trova inaudito spendere 30, 40, 50 euro per un libro, le trova veramente, ripeto, per chi legge è tutto giusto, ma per chi non legge dice: ma tu hai speso 40 euro? No, io ne ho spese 90. Questo libro costa 90 euro. E lì capii, uno che non aveva mai comprato un libro, non chiesi quanto costava. Sì, dopo, è logico che quando l'ho letto ci sono anche un po' rimasto, però andava pagato. Non potevo non prenderlo, perché parlava dei miei Walser, di quello che io cominciavo a impadronirmi, perché diventava cosa mia quella, non era più cosa degli altri. E questa cosa avviene anche con le piante. Quando noi portiamo a casa una bella pianta, io ieri ho fatto vedere l'attillanzia, ve la faccio rivedere, che ce l'ho qui, no, ce l'ho dall'altra, anzi l'ho messo fuori a prendere acqua. L'attillanzia è una pianta, si chiama, le chiamano figlie del vento, figlie dell'aria, che ama proprio stare fuori all'aria aperta. Infatti adesso l'ho messa fuori a prendere un po' d'aria perché era un po' secca. Io quando sono andato a girare i video da Gioele Porrini, che ha le orchidee più belle del mondo secondo me, e ha anche le tillanzie, perché chi vende orchidee tiene anche le tillanzie, a un certo punto le vidi là, in fondo alla sua serra, queste tillanzie gigantesche. E gli dissi: Gioele, dammene due. E mi fa: due? Sì, dammele. Le presi, le mise in macchina, mi fece anche un buon prezzo, ma per quanto buono me l'ha fatto, sono costate 120 euro. E che qualcuno dice: Madonna, 120 euro? Eh sì, è una bella, sto parlando da piante da mostra, cioè non sto parlando dell'attillanzia grossa così, sto parlando di tillanzie alte quasi quanto me. E quindi è un qualcosa che, infatti, da lì ho già tirato fuori 6-7 piante, quella che avete visto l'altro giorno era il figlio di uno di quelle. Ma, e non vi dico, tutti i giorni devo andare a spruzzarle, a bagnarle.
ho dovuto dargli un posto nella casa per ritirarle in inverno, quindi gli ho dato sopra la vasca da bagno, ho dovuto fare dei buchi, appenderle, e tutti i giorni con lo spruzzino le devo girare, coccolarle un po', tirar via le parti secche. Ma la mia tillanzia, prima io non l'ho mai avuto, non ho mai avuto una tillanzia, mi dà tutti i giorni che io mi prendo cura di lei. È quella la magia della passione. L'appassionato dà e riceve, è uno scambio, è uno scambio. Quindi, torniamo lì, quando noi sentiamo che, vediamo che cominciamo a spendere dei denari, è nata una passione. Finché i denari stanno nelle nostre tasche, finché i denari fanno fatica a uscire e quando escono vogliono rientrare nel nostro portafoglio, perciò li ritiriamo, diciamo no, no, è troppo questo, ormai stiamo scegliendo in internet, no, no, prendi uno che costa meno. Se io ho la passione del fai da te, continuiamo, posso farvi mille esempi, e vedo il mio trapano o la mia chiave, la chiave a un certo punto ci sono da una chiave può costare 40 euro e può costare un euro e mezzo. Cioè sto parlando da 40 a un euro e mezzo. Se io vedo che comincio con quella da 40, poi dico no, 30, 20, no, no, guarda, c'è anche quella da un e mezzo e prendo quella, è un chiaro segnale che io la passione ancora non ce l'ho. Mi sto avvicinando, sto entrando dentro in quella cosa, ma i miei soldi, ripeto, escono e rientrano nel portafoglio. Non li lascio lì al negoziante. Quindi, come io non li ho lasciati in quella libreria, c'è gente che lascia nei garden e ritorno a mia madre. Mia madre, donna che io ho avuto un grande insegnamento da mio padre e da mia madre, grandi risparmiatori, si sono sacrificati tutto nella vita, sono riusciti a costruire una casa con 4 figli e non ci hanno mai fatto mancare nulla. Quindi se non sono risparmiatori quelle persone lì, mio padre ha sempre fatto l'operaio e si è costruito anche una casa. Quindi penso che non si può dire che non siano risparmiatori. Però una cosa la devo dire, mia madre sul verde ha investito un sacco di soldi, perché quello che oggi è il suo giardino botanico è anche costato, perché all'inizio, e di piante ne sono morte anche tante. Quindi quando la passione riesce a reggere proprio questo discorso della spesa, vuol dire che la passione ormai è sbocciata, la passione è forte, e quindi è una buona cosa. Per farla nascere, questa passione, non c'è altro che stare insieme alle persone appassionate. Questa è un po' la sintesi che io vi faccio. Si dice che chi va con lo zoppo impara a zoppicare, mai detto fu più vero di questo, perché se voi andate con uno che ha una passione, i casi sono due. O non ci andate più, perché lui vi parlerà sempre di quello, è anche un po' monotematico, oppure lui comincerà a trasmettervi la sua passione e vi contagia per forza, ok? Parola che oggi va tanto di moda. Quindi, se proprio dobbiamo essere contagiati, scegliamocela questa passione e facciamoci contagiare. Scegliamola bene però, attenzione, cosa che sottolineo, attenzione se di catalogarla bene come passione e non capriccio. C'è una differenza abissale fra il capriccio e la passione. Perché ci sono anche persone che al contrario spendono un sacco di soldi per quello che era un capriccio, e lì non va fatto, almeno il consiglio è non fatelo. È inutile comprare perché uno dispone dei denari e dire ah, mi hanno detto che se investo sono... No, prima devi sentire che c'è tanta passione, poi investi dei denari. Ma se è un capriccetto che dura da Natale a Santo Stefano, si dice, se era un vizio, ti hanno detto di quella cosa, ah, mi hanno detto che posso fare il fai da te, bene, allora compriamo l'officina, tutta bella con gli attrezzi della USAG, non quelli, proprio il top, spendiamo migliaia di euro perché adesso finalmente sono appassionato di quello, perché c'è gente che ha caccia della sua passione, perché non ce l'ha, poverino, io dico, perché tante volte si fa fatica a trovarla, e allora continua a cambiare, si fa venire l'azione per la palestra, si iscrive in palestra per 6 anni, non per 6 mesi, 6 anni, così almeno faccio il pacchetto quello plus dove ho dentro tutto, e poi dopo ci va 3 volte. C'è gente che si appassiona per il nuoto, fa il corso di nuoto, si iscrive, abbonamento alla piscina e poi ci va 3 volte. E idem con la montagna, c'è gente che mi chiede tante volte e dice cosa devo comprare? E io gli rispondo sempre, guarda, l'importante è che hai un paio di scarpe, se non ce li hai te le presto io, però l'importante è che hai una sola buona. Ma non stare a comprare abbigliamento tecnico, vieni anche con un paio di jeans per fare una passeggiata, va bene. Certo che se poi ci vieni tutti i sabati,
sarei tu che indirizzi i tuoi risparmi lì piuttosto che dall'altra parte. Magari anziché comprarti una borsetta, visto che adesso andrai meno a far shopping al centro commerciale e vai più in montagna, comprati un bello zaino. Allora ti do il buon consiglio. Ma non spendere i soldi prima che nasce una passione. Lo devi fare intanto che la passione sta nascendo e via via cominciare a spendere. Questo è il consiglio che vi do. Stessa cosa che fate per un libro. Questo è un libro che costa 32 euro. Cioè, quando io vado a spendere 32 euro, sono 32 euro che comunque li valgono tutti perché è un'enciclopedia, perché c'è la copertina cartonata, non è la copertina che si sciupa, perché è fatto in un certo modo e lo posso mettere lì nel mio scaffale, ci sta tutta una vita, è da libreria, lo posso regalare, faccio una bella figura. Ma è inutile che butti via 32 euro se non l'aprirai mai, se non te ne fai nulla di questo libro. Ma compra quello al supermercato che con 5,90 euro ti dice tutto lui. Ok? Questo è il senso. Quei ragazzi che stamattina gli ho girato il link, hanno speso, hanno comprato anche l'altro, che è il Piante Radicanti. Tutti e due hanno comprato tutti e tre i libri e con lo sconto di 30% comunque hanno speso 77 euro. Ma loro sicuramente, non me lo devono neanche dire, sono degli appassionati, hanno investito qualcosa nella loro passione e siccome si vive per lavorare ma si vive anche per gioire e le passioni ci fanno gioire, è da lì che noi prendiamo l'entusiasmo. Io le persone che porto in montagna alla sera mi stringono la mano, mi ringraziano perché dicono che partono cariche per la settimana di lavoro, mi arrivano tra virgolette scariche e li porto a fare questo giro e poi dopo le ricarico, perché la passione ti ricarica, altro che stancarti. Ecco, chi è appassionato non sente la fatica. Quando ci sono le belle giornate lunghe, come adesso, dove c'è l'ora legale, a me mi devono tirare dentro, perché se no starei fuori in giardino sempre. E qualcuno mi guarda, magari dalla rete, mi dice, ma perché un giorno c'è stato un muratore che era qui a fare dei lavori, che mi guarda, stavo spostando dei sassi per fare un aiolo, a un certo punto gli ho detto guarda, mi dai una mano che spostiamo questo grosso, e neanche in due ce la facevamo. Allora ha chiamato anche il terzo muratore, in tre siamo riusciti a farlo rotolare e poi ne abbiamo fatto rotolare un altro e lì ho cominciato a fare la mia aiola per le azalee che ho fuori, e lui proprio mi ha guardato intanto che si beveva una birra e mi dice, ma perché fai tutta questa fatica? Ma nella sua testa io capivo che proprio non riusciva a capirlo, che per me non era fatica, per me era gioia. Certo che la senti un po', il mal di schiena e tutto, ma passerà, passerà. È come l'appassionato di pesca che si sveglia alle 4, o di caccia, che si sveglia alle 3 del mattino per andare al buio ad aspettare la sua preda. Io non lo capisco perché sono anche contro la caccia, ma vai a dirglielo a lui se lui sente la fatica o sente il freddo di star lì fermo. Il pescatore che è lì fermo nell'acqua con la sua canna da pesca, lui non la sente la fatica, lui sente solo la gioia e non vede l'ora di tornare lì sabato dopo, ok? E su questo penso che ci siamo tutti. Allora, ho fatto un monologo di 35 minuti, mamma mia, fermatemi quando sono così lungo, perché parto per la tangente e via. Allora, vediamo se c'è qualcuno che mi fa qualche domanda e se no... Vediamo un po'. Da Milano, ho scoperto il limone, ma con questo freddo soffrirà. Diciamo che il limone adesso con quei freddi che sta facendo è meglio che non lo metti fuori. Tienilo sotto un portico, va benissimo, ma non... Ida dice parole sante, va benissimo. La caccia, no, adesso stiamo finendo a parlare di caccia, non volevo parlare di caccia. Togliamo la parola caccia e inseriamo la parola giardinaggio, non apriamo altri discorsi, stiamo lì. Vediamo se c'è qualcuno che mi fa qualche domanda diretta a me. Flaviana dice, se mi muore una pianta per colpa mia mi dispiace molto, cerco di imparare perché ciò non accada. Sei una persona responsabile, sei un'appassionata. Proprio il fatto che noi ci prendiamo cura andando a caccia, si va a cercare il video, proprio i miei video più visti sono proprio quelli, sono diciamo la risoluzione dei problemi. Quando io parlo, per dire, adesso arriverà il momento della bolla del pesco,
E quindi la gente cerca come fare per aiutare il pesco perché soffre di questa malattia. Adesso c'è la serpentina minatrice, che è quella degli agrumi, poi arriverà il ragnetto rosso per i nostri gerani. Ecco, la soluzione dei problemi sono uno delle macro categorie dei miei video più visti. In primis, in assoluto, ci sono i tutorial. E anche lì, perché i tutorial funzionano? Perché la gente ha sete di tutorial? Perché vuole imparare. E se la gente vuole imparare è perché è appassionata. Ciao Acero, allora Vincenza Marsico, ciao Acero in pieno sole, va bene. L'Acero non ha nessun problema, l'importante è che abbia dell'acqua. Cioè se io la metto in pieno sole in una zona dove piove, va bene. Se io la metto in pieno sole in Sicilia, Caltanissetta, dove c'è aridità del terreno, gli aceri, la maggior parte si dice aceri giapponesi, vogliono il clima giapponese, è molto simile al clima prealpino e dei laghi, sia la terra che anche la variabilità, ok? Che oggi purtroppo, ripeto, noi non abbiamo più perché abbiamo addirittura il vento sempre, qui non c'è mai stato il vento, adesso è sempre sole e vento, quasi fossimo un'isola. Però ecco, torniamo a come eravamo qualche anno fa, la nostra variabilità è il massimo per un acero. E le escursioni termiche, ricordate il discorso delle escursioni termiche? Freddo di notte o fresco di notte, caldo di giorno, è il massimo per le piante. La dipladenia la posso mettere fuori ora? Sì, l'importante è che non abbiamo ancora delle ricadute sotto zero. Io sono qui ad aspettare a mettere fuori la mia dipladenia. Lo farò magari adesso, domani andando ancora brutto, dopodomani magari faremo il video dove vado a tirarle fuori. Ricordatemelo, faremo una diretta dove metterò fuori la Bougainville e la Mandevilla. La chiamo Mandevilla perché si chiama sia Mandevilla che Dipladenia. Si differiscono, ma è la stessa pianta. Quindi vedremo come fare a rimettere a dimora una pianta che è stata ritirata. Vi faccio proprio vedere, io ve la farò vedere. La poterò, anche perché lei ha messo magari qualche ramo che vanno tagliati durante l'inverno. Vi faccio vedere proprio come faccio a prenderla e rimetterla in terra, ed è da 7 anni che io la conservo, è la pianta che mi dà più soddisfazione. Però attenzione alle gelate, che abita al nord non le sopporto, perché se becca una gelata una pianta del genere, ciao, se ne va. Piuttosto se la mettete fuori, dopo ma ricopritela con del tessuto o non tessuto. I gerani e la farfallina, che fare? Ne parleremo, sui gerani ne parleremo, adesso non è ancora la stagione. Per amore delle piante ho rinunciato, vediamo cosa mi dice qui qualcuno, al tacco 12, Tina Cappiello, beh puoi sempre rimetterlo al tacco, è sempre un bel vedere, insomma, comunque... Capisco che c'è qualcuno che appunto dice mi sono trovato dopo a fare il giardinaggio, a fare dell'escursionismo, e poi dopo quelle cose che facevo prima non le faccio più. Il mio detto è che se sono qui non sono là, cioè se sto facendo una cosa non posso fare l'altra, quindi che vinca la passione più forte, dico, no? Quindi le passioni, attenzione, si modificano anche. Io dai 23 ai 28 anni ero un grande appassionato di mountain bike. Col mio amico andavamo a fare i nostri 40-50 km al Parco del Ticino e non vedevo l'ora di... Dopo questa passione pian piano se n'è uscita, se n'è andata, mi ha lasciato, mi ha abbandonato ed è entrata quella per la montagna. Quindi ho messo via la bicicletta e ho cominciato ad andare in montagna. Difficile portare avanti tante passioni insieme bene. Insieme sì, ma bene poche. Possono essere una, due... Tre sono già tante. Se io ho una grande passione per la cucina, per fare i dolci, e mi devo prendere il tempo, quel tempo lì non posso essere in mountain bike, appunto, o a pescare, capite? Quindi, salve, mi chiamo Raffa, posso chiederti una cosa? Va bene. Ah no, salve, mi chiamo Raffa, sentiamo Alessandra, sono qua per te, vediamo se mi fai la domanda. Ho un giuggio, l'ho piantato 4 anni fa, non è cresciuto, è una pianta rustica, forse ho fatto una buca troppo poco profonda, che ne pensi? Allora, potrebbe essere che addirittura, ormai 4 anni dovrebbe essere, cioè 4 anni non è più un discorso di buca, un conto che sono 4 mesi, 4 anni, la pianta lì molto ovviamente non ha trovato le condizioni ideali, non è il posto giusto, non ha le condizioni favorevoli al giuggiolo.
Quindi dovresti, guarda che c'è un video che, del giugiolo nel nostro portale, non parlo io ma il nostro esperto, e vedi che cosa consiglia. Quando si travasa il kumquat? Allora, il kumquat non te lo so dire perché non sono un esperto, però trovi nel nostro canale, nella playlist dedicata agli agrumi, trovi tutto un video che ho girato con Maurizio Lenzi, che è di Pistoia, e lui parla proprio del kumquat. Ranuncolo non lo conoscono assolutamente. Vediamo un po' se c'è qualche altra domanda, e se no oggi ci salutiamo. A questo punto sì, chiudiamo la nostra diretta. Sono 45 minuti, mamma mia che sto parlando, quindi spero di avervi tenuto compagnia, di avervi parlato di questa che appunto è la mia passione. E che spero sia anche la vostra, ma visto che siete qui, se siete collegati da così tanto tempo, a sentire uno con i capelli tutti disordinati come i miei, avete visto come sono cresciuti i miei capelli? I vostri come stanno? Perché non so più dove metterli, perché ormai era già un mese che non andavo dal parrucchiere, poi un altro mese, adesso sono 2 mesi e non mi riconosco più. Quindi cosa si fa in questo caso? Chiedo aiuto a qualcuno. La parrucchiera non possiamo farla venire a casa. O prendo e mi raso tutto, ma sarebbe uno shock, oppure me li tengo così. Quindi, io la ricrescita, Tiziana Saggina. Ciao Tiziana. Beh, anch'io ho la ricrescita, guarda, sono quasi tutti grigi ormai i miei. Chissà quando usciremo, chissà che come usciremo come gli Yeti, come il cugino It della famiglia Adams, tutti carichi di capelli e di peli. Sarà bello però, dai, sarà bello. Allora, grazie Vincenzo che dice che è un piacere sentirti. Mi fa piacere che oltre a stare antipatico sto anche simpatico a tanta gente, e vi metto adesso, ricordate, tutti i link che vedete, lasciatemeli scrivere, vi metto il link sia per i libri, vi metto il link della pagina Amazon che sta avendo un successone, e questo vuol dire che il tempo che ho speso almeno ne è valsa qualcosa. Ero in dubbio se farlo o no, però ho detto, ma sì, continuano a chiedermelo alla spicciolata, me lo chiedono un po' tutti, cos'è che usi qui, cos'è che usi là, cosa mi consigli. Ho detto, facciamolo sto sforzo, mettiamo tutto dentro una pagina, così almeno una persona sa cosa utilizzo. E metterò anche il link del robottino, sì, lo metto, perché continuate a scrivermelo. Vi metto già quello che ha a casa mia madre, un rapporto qualità-prezzo strepitoso, stiamo parlando di circa 700 euro, che è il costo di un buon rasaerba, ma fa tutto lui, potete utilizzarlo fino a tranquillamente 800 metri di prato, anche abbastanza complesso. È silenzioso, poi per installarlo e tutto è davvero molto molto semplice. Riparleremo del robot, perché ho visto che è un argomento che interessa molti, e quindi vi dirò un po' come funziona il meccanismo, su che concetto si basa, perché è tutto basato sul concetto. Quando capite il concetto del robot, ve lo posso assicurare, vi dimenticate sia il rasaerba o addirittura quelli che hanno il trattorino, lo lasciano nel garage. Io vi saluto, vi metto qui il link, un abbraccio, un bacione e a domani. Ciao, alla prossima!